Ci siamo ragazzi, ancora insieme, Sandrino e Paolo. Allora, parliamo un attimo di Accordonis, questa Merit, SA Project. Parlatene voi, io te lo devo dire. Come? Io non ho fatto niente, nel senso, hanno fatto tutto loro. Cioè, no, l'idea che io volevo ricordare ogni tanto, e la ricordo, che secondo me, poi per carità, il bello di quel pezzo lì, che ognuno, cioè Bagnasco, Ambrogini e Totò, nel pezzo, diciamo, di chiamiamolo così, improvvisazione, ognuno è una, come si dice, è lui, hai capito? Ci arrivi, è caratteristica, ci arrivi alla fine, c'è Bagnasco, suona la Bagnasco, Ambrogini suona Ambrogini, sì, perché solitamente quando si fanno questi pezzi qui è un pasticcio, non si capisce mai niente, no? Invece lì ognuno ha una sua identità. Cioè, per dire, la pasta asciutta sarà di pasta asciutta, il pollo sarà di pollo. Bravissimo. Invece non è che quando i fisarmonici, secondo me, i fisarmonici si fanno queste robe tutti insieme, non si capisce più niente, Diciamo che suonano un po' troppo elaborato. Invece in quel brano lì, Bagnasco, quando fa la sua parte, suona la Bagnasco, Ambrogini suona Ambrogini e Totò Grimaldi suona come Totò Grimaldi. Bravo. Non ho capito niente, comunque l'idea era... l'idea l'hai data. E di quei fisarmonicisti che alla fine del brano uno dice cos'era? Motivo misterioso? punto. Se ci fosse stato Samuel, c'era Samuel. Samuel, certo. Paolo Bertoli. Era Paolo Bertoli. Era Paolo Bertoli, giusto. Se c'era Andrea, suonava come Andrea. Come Andrea. Abbiamo iniziato così questa puntata di Fisarmonicando con la spiegazione, le delucidazioni di Sandro Allario, certo, perfette, certo, come sempre. Il produttore. Il nostro produttore, SA Project, questo grande professionista, e edizioni musicali e di tutto di più. Come Paolo Bagnasco, del resto ne abbiamo parlato la scorsa settimana. Io però non ho le edizioni. Non hai le edizioni? No, no. Lungi da me. Ci sono già gli editori che lo fanno. Sandro è editore. Sandro è editore, sì. Serio, professionale. Adesso io le vendo Bagnasco le mie. Li vendi le tue? Sì. Io le mie le ho già vendute anni fa. Sì, infatti. Mi ricordo. Vabbè, c'era anch'io quel non giorno. Si porta... C'era anche tu. C'era anch'io quel giorno. Dal notaietto, sì. C'era anche tu. Allora, non me ne frega niente, ma siamo scemi, non farci caso. No, allora, questo nuovo studio bellissimo, attrezzatissimo. Divertente, dai. Divertente, questa ha iniziato, è partorito ora, però voglio dire, come ho scritto su Facebook, avevi in grembo questa idea da 2 o 3 anni. Sì, da 2 o 3 anni, poi diciamo che, per dirla tutta, era già un paio d'anni che questo studio c'era e funzionava già. Prima di pubblicizzarlo ho voluto un attimino vedere che tutto funzionasse per il verso giusto. Perché dire, ok, anche fare un po' di pratica. Eh sì, perché ok, ho fatto lo studio, la fisarmonica l'ho comprata, ma se non sono mai provato a suonarla... È vero, Sandro, infatti tu ricordi il tuo primo CD? Inciso, non il tuo, il primo, sì, il primo in generale. Sì, me lo ricordo. Naturalmente non sarà identico all'ultimo fatto. No. Giusto? Anzi, collegarmi... Sinceramente è meglio non ricordarselo, però vabbè. Sì, ma voglio dire, per collegarmi appunto al discorso che stava facendo... Ma sì, come dire, uno Bagnasco. Voglio fare il cuoco, vado a comprarmi le cose, voglio fare una torta, ma ok, la prima ti verrà male, la seconda ti verrà un po' meglio... Finché si spera che quasi tutte vengano bene. Io ricordo infatti la prima fisarmonica che ho accordato era 487 di corista, cioè voglio dire, era allucinante, il bandoneo era musetta. Sì. Va bene, ok, fisarmonicando insieme a Paolo Bagnasco, Sandro Allario, by Marco, insieme allo staff storico di Fisarmonicando, Marco e Giorgio Pezzoni, la nostra Monica, il nostro Michael Cagiada, gli amici di sempre che sono il nostro Cesare, la nostra voce. Fuori, la voce fuori campo. Fuori campo, proprio perché lui incide in mezzo a un campo. Mezzo a un campo di grano. E poi abbiamo il nostro cantiniere che è Tiziano. Roblino. 333-533-9936 per trascorrere 90 minuti ancora insieme a Paolo Bagnasco che vi proporrà 4 nuovi brani. 4, sì. E poi parleremo naturalmente della sua orchestra che esiste tuttora, che esiste, Paolo esiste. Bagnasco svolge un'altra professione. No, assolutamente. Orchestra Paolo. Il lavoro è calato, poi lo diremo. Spiegheremo, ma questo è innegabile, un po' per tutti. Andiamo in musica, Lorenzo Polidori, che salutiamo. Ciao Lorenzo. Con Alma de Cuba, pezzo, devo dire, richiestissimo. Poi il primo motivo di Paolino con Cocorito, con bel valzer. Cocorito, un valzerino, tranquillo. Tranquillo, quello là. Sì, sì. Okay. Stile il campanello. Stile il campanello. Poi, siccome vi proporremo un paio di video di Venturi, abbiamo una presentazione storica di Carlo. Questo forse non è mai, se non una volta, andato in TV, Carlo, in una piccola festa fra amici,
20 secondi e poi il motivo menestrello. Questa è una chicca nostra di fisarmonicano. Alma de Cuba. Thank you.
Sua composizione. Noi con voi di sera, tutti i lunedì alle 21 in compagnia di Diego Folloni su Ok Italia. Sandrino, allora, tanto per ti ricordi la settimana scorsa cosa ti ho detto? E adesso ti leggo questo messaggio. Sì. Ciao, sono Francesco da Lecce, sono un fisarmonicista, voglio ascoltare il brano di Walter Losi, Anna Polka, dedicata a mio padre Giusto. Anna Polka passerà, se non di Losi, di qualche d'un altro, comunque, giusto Marco? Sì, tu, sì, vabbè, Anna, vabbè, passa sempre, comunque, ci mancherebbe altro. Mi fate sentire Menestrello di Franco Bagutti, Bacci dalla Sardegna. Menestrello è quello che cantava... Sì, non è Menestrello di Arrivo Attraverso, un altro. È Menestrello che cantava... Menestrello innamorato. Menestrello innamorato. Marianna. Di Bagutti, giusto. Sì. Ok. Poi? Poi, allora... Aspetta, che sì, qui, aspetta, qui ci vuole tempo. Qui ci vuole tempo. Ciao Marco, sono Paolo da Bologna, persona del Bagnasco.
Non mi conosci, ma mi piace ascoltare la musica. Senti. Allora, aspetta, riparto da capo, perché le virgole qui non esistono. Ciao Marco, sono Paolo da Bologna. Vieni qua, non andare via. Vai. Non mi conosci, ma mi piace ascoltare la musica. Sì. Accennavi prima della mostra di strumenti antichi. No, vieni qua, non scappare. La mostra degli strumenti antichi, Marco, dov'è sta mostra degli strumenti antichi? La mostra degli strumenti antichi. Questo nostro amico di Bologna, comunque. Cioè, va... È prossimamente a Stradella. A Stradella. Data, sì, sì. Ecco, poi perciò Marco, quando vai Marco, dirà la data, vieni a Stradella, vieni un po' prima così passi a mangiare qualcosa di buono, vieni a provare due o tre fisarmoniche e passi una bella giornata. Ne faccio un'altra già che sono sì, qui. Sì, vai. Ciao, sono Nino, siciliano, mi fate ascoltare la Campagnola Bella? Basta, fermati. Basta, adesso mi fermo. Allora, quello è di Paolo, ok, sì. Italia TV va... È una bella valletta, Sandro? Sì. È una valle di lacrime, io sono una valle di lacrime. Ci vorrebbe il televideo, ok, Italia. Sì. No, però qui non ci sono le virgole, virgola... Cioè, sì, è vero. Stavo dicendo, allora, ok, Italia TV ci propone ormai da 4 anni, Diego Fulloni, e lo dobbiamo ringraziare perché oggi il suo programma del lunedì sera... L'unico programma serale che va in onda a livello nazionale è è Fisarmonicando. Perché, Sandro? Perché Fisarmonicando pare comunque con modestia funzioni. Funziona. Secondo me funziona perché racchiude un po' tutti, cioè non c'è un artista solo, ci sono tanti artisti, tanti bravi fisarmonicisti e non solo, perché poi da quest'anno Bai Marco ha fatto un angolo un po' particolare, romantico. L'angolo vintage. Paolo, allora, la tua orchestrina. Sì, l'orchestrina funziona. Non è dispregiativo. No, no, assolutamente. Perché teoricamente l'orchestra è l'orchestra sinfonica. Quelle comunque da ballo sono sempre state definite orchestrine. Orchestrina da ballo, ma giusto. Poi la mia è ancora in formazione ridotta. Perché è ridotta? Perché con i cachet che ci sono siamo già in tanti a andare in 5. Certo. Anzi, delle volte non ci stroppo più dentro. Eppure il lavoro è diventato così perché per fortuna c'è qualcuno che va in giro sotto costo, solito vecchio discorso trito e ritrito che è sempre peggiorato nel frattempo, quindi di conseguenza le date sono diminuite, bisogna adattarsi diversamente, anche per questo che ho voluto investire in questo progetto per tirare avanti. Poi Sandro, dobbiamo dire una cosa, c'è anche chi ci si inventa, no? Un pochettino, cioè si sveglia al mattino e questo comunque al settore non è che faccia sì, apriamo un capitolo che sì, ma non è che faccia molto bene. Meglio io, sì, anche chi, si sveglia anche uno che fa le fisarmoniche al mattino, cioè, sì. Quindi tutto il settore. Ma sì, ma il solito vecchio discorso, che uno arriva su internet. No, perché io suono, in televisione sembra tutte rose e fiori. Io canto, suono la fisarmonica, io ho scritto, poi ti prende una base. E poi concludiamo poi subito. Sandro, però purtroppo non fa bene al settore, no? No, tutto ciò. Per niente. No? Perché se io vado a fare aggiustare la macchina, il meccanico deve sapere cosa sta facendo, ecco. O l'idraulico deve venire. Esatto. Qui no. Qua ci si inventa. Qui è un po' tutto ci così. Si inventa un po' troppo ultimamente, no? E poi secondo me il discorso che diceva Paolo, c'è anche, a parte sì, le basi che poi uno prende e ne fa, sì, fa 25 pezzi su, vabbè. E poi oltretutto secondo me... Attenzione, poi con la gente lì quando ti vede in giro, che sta davvero torto, non ti salutano anche più. Certo, certo. Poi oltretutto, invece sulle altre basi, tutti suonano... Cioè non è che vado una volta si andava a sentire Bagutti, e Bagutti aveva il suo sound, eccetera. Piva aveva il suo sound, Gianferrari, ognuno aveva il suo... Adesso tutte sono uguali, perché se io domani faccio un'orchestra e faccio lui, per dire un pezzo a caso, suonerà bene quanto fa, senza fare nomi, qualsiasi... Certo. Ho già detto troppo, secondo Vabbè, me. Vabbè, ok, però ogni tanto fa bene andare a toccare... No, ma è giusto ringraziare questa gente che ha portato il settore della musica da ballo... Al supermercato. Sì, al supermercato e in maniera ancora più dispregiativa di quello che è sempre stato. Beh, detto da voi. Daniele Neri con Montagne Russe, Salvatore Camilleri con Carafisa, un bellissimo tango, e poi Carlo Venturi con un classico, La Doccia. Beh, ogni tanto qualche frecciatina ci vuole, no? Sì. No, non sono frecciatina, è la realtà. SQB. SQB.
Disarmonicando. Qua stiamo chiacchierando un po'. Sì, sì, salotto, bar, siamo al bar. Abbiamo toccato due tastetti. Purtroppo i tasti della realtà. Comunque grande sempre Carlo Ventura, sempre un piacere ascoltarlo. Andiamo a salutare anche Daniele Neri, che certo, è dalla Toscana, e Salvatore Camilleri. Moscumbia, sì. Vediamo un po' di che genere sarà questo. Secondo me è un paso doble. Ok. Ma questa mosca, dovuto al fatto della mosca o mosca perché è russa? Perché è russa? Non perché è russa, sì. Perché è russa? Sì. Sì? Russa sta come l'insalata, sì. Ma non russa che dorme, è russa. Sì, dalla Russia. Una mosca russa. Ma te è russa, pensavo che avevi fatto già. No, una mosca. Ma no, una mosca che è russa. Ma quando mai hai beccato tu una mosca che è russa? Ma tu hai fatto già la faccia da uno che dorme. Ma è come Puffo Mambo di Andreotti o Pongo. Ma perché mi prende sempre per il cuore? Non ho capito. No. Mamma Olga. Sai chi è? No. Allora, arriva lui con Moscumbia russa. E poi mamma Olga, chi erano? Non lo so. Il Volga, no. Sandrino Piva e Carlo Venturi. Mamma mia, sta invecchiando. Allora andiamo con la mosca russa e poi mamma Olga e poi andiamo in fascia pubblicitaria. Avevo capito. Vola la mosca. Thank you.
allora andiamo avanti con un'altra composizione del Sandrino, mamma Olga, la nonna più discussa in questo periodo, in questi tempi. Allora, mazurka composta da Sandrino. Sandrino. Se cadi giù, Sandrino, guarda, non ti prendiamo su. Oddio mio. Sentimento, Sandrino. Tutto per voi, Sandrino. Mo guarda che roba. Autore Sandrino con il maestro Carlo Venturi. Fisarmonicando, ogni giovedì dalle 20.30 su OK Italia. Conduce by Marco. Sì signora, sì, sì, sì. Allora le spiego subito, per acquistare i CD noi li spediamo in contrassegno. Le arriveranno in casa 6 CD, uno lo regaliamo noi naturalmente e paghiamo le spedizioni postali, sono 6 CD, il tutto a 50 euro, quindi uno ve lo mangiamo noi, paghiamo noi le spedizioni postali e riceverà a casa 6 CD. Eccoli qua, abbiamo Fisarmonicando 6, Fisarmonicando 5, Fisarmonicando Classic, abbiamo Riccardo Ambrogini, abbiamo il duo Barbera, abbiamo Samuel Rossi, abbiamo Enrico Traverso, il tutto, signora, lo ripeto, 50 euro, un CD noi lo regaliamo, quindi è in omaggio, e noi pagheremo le spese postali, Fisarmonicando, eccolo qua, Enrico Traverso, Fisarmonicando 5, il duo Barbera e Riccardo Ambrogini, quindi 6 CD in tutta Italia, la spedizione la paghiamo noi, e riceverete in contrassegno questi 6 CD. Perché questo? Per far sì che Fisarmonicando continui a vivere. L'unico introito pubblicitario che noi abbiamo è appunto la vendita di questi 6 CD per un piccolissimo utile che ci daranno l'opportunità di continuare a vivere, di far sì che Fisarmonicando
vada in onda in tutta Italia. Come fare? Chiami il 333-5339-936, il numero che lei vede in sovrappressione, oppure quello dello spot dei CD, e noi nell'arco di 48 ore spediremo questi 6 CD. Ok? La ringrazio e le mando un bacio. Amici di Fisarmonicando, la regina è arrivata. La regina Fisarmonica. La regina. La regina. La fantastica creatura 2014 targata by Marco. I nuovi modelli, da ascoltare e da suonare, sono disponibili presso by Marco Fisarmoniche, in via Martiri Partigiani 34, a Stradella, Pavia. Per info 0385 40501 oppure info@bymarco.com. La regina, la regina. Pezzoni Computer, nati nel 1999, si dedicano al servizio del cliente. L'obiettivo è la soddisfazione dei bisogni e la soluzione dei problemi attraverso proposte di intervento. Vendita di prodotti informatici, accessori, installazioni PC domestico, posto di lavoro, stampanti, scanner e molto altro. Assistenza in area Windows, Office, piccole reti locali, internet e telecomunicazioni. Riparazioni, interventi in negozio e domicilio. Vi ricordo che Pezzoni Computer è in corso 26 aprile al numero 63 a Stradella. Telefono 0385 24 21 29 oppure info@pezzonicomputer.it. Dal 1999 a Stradella c'è Pezzoni Computers. Fisarmonicando. Mamma mia, quello che accade fuori onda è impensabile. Ma dovresti farlo fuori onda? Non bisognerebbe essere in terza fascia, sì. Fuori onda con voi. Abbiamo dei saluti? Sì, la fisarmonica fa parte della mia famiglia da sempre. Sì. La suonavano due zii, fino a 90 anni, un cugino, mio marito, mia figlia e mio genero. Complimenti per la trasmissione. Grazie. E per come viene condotta. Vabbè, soprattutto lo stile. Sembra lo stile. Di essere tutti in famiglia. Non è che sembra, qui siamo tutti in famiglia. Siamo tutti in famiglia. Allora, vuoi tenere un'altra? Sì, ancora così una, al volo, proprio al volo. Ce la fai, sì. Sì. Buonasera. È possibile dedicare una canzone a Ennio ed Emi da parte di Piera? Ma certo. La mia mamma che in questi giorni è malata, grazie. Certo, adesso la prossima canzone che sarà... Camaleonti. Allora ci siamo. Allora, un attimo. Dai, facciamo insieme un attimino. Sì, sì. Volevo fare una domanda a Paolo. Allora, tu hai fai un po' di pubblicità, un po' lei, Marco. In questi video hai suonato, ti sei esibito con l'Oblivion. Sì. Cosa te ne pare di questo prodotto? Uno strumento fantastico. Diverso? Diverso, sì, sì. Uno strumento che comprende un po' la fisarmonica da liscio e un po' il doppio cassotto. È un giusto compromesso. Diciamo che se uno non può permettersi il lusso di avere due fisarmoniche, con quella ha un po' tutte e due. Grazie. Ma è vero, eh? Abbiamo fatto la pubblicità così, senza ti confesso essere... perché io ho già... Beh, tu ne hai tre by Marco. Tre, quindi un po' tutti i tipi, ma se dovessi sceglierne di averne una sola, prenderei di sicuro. Soprattutto in studio, secondo me, l'Oblivion... Sì, perché fai un po' di tutto. Sandro comunque è stato l'artefice. A me piace molto. Gli piace tantissimo. Sì, e quindi fisarmoniche... Hai il Castellina... E hai l'argentino. Esatto, esatto. Quindi Fisarmoniche by Marco, via Martiri Partigiani 34, Stradella Pavia, di Tes Lucchini. Per gli strumenti musicali, Giorgio Pezzoni, Pezzoni Music, in via 26 aprile, in quel di Stradella. Ok, quindi andate nel nostro Giorgio, ci sarà Marco, eccetera, eccetera. Troverete di tutto e di più, veniteci a trovare, ok? Camaleonti per le sciura. Sì. L'ora dell'amore. Non stava tanto bene, però, non so se... Tonino Cripezzi, me lo ricordo io, Tonino? Cripezzi, quello col testone grosso, sì, ti ricordi? Sì, ma anche se non dicevi che aveva... No, perché sei così. L'ora dell'amore, poi Deborah Sbarra con la smorfietta, che salutiamo. Salutiamo, la ciao Deborah. E poi arriva Paolino con Brezza Parigina. Valzer... Valzer Musette, un valzer tranquillo. Immagina di essere... Sulla Senna. Così. Sì, così. Prendi il sole, fumi una sigaretta. Con la brezza. A pescare. Ok, va bene. Ascoltiamo.
da molto tempo questa stanza. Alle persiane chiuse non entra più luce qui dentro. Il sole è uno straniero. È lei che mi manca. È lei che non c'è più. L'orologio della piazza. Tutta la sua ora, è tempo di aspettarti, è tempo che ritorni, lo sento, sei vicina, è l'ora dell'amore. Della vita è grande come il mare, da quando se n'è andata io non l'ho vista più. La piazza ha perso la speranza, io no che non l'ho persa, io aspetto che ritorni, ci sento, sei vicina, è l'ora dell'amore. Thank you.
Emanuele Rastelli presenta Ballo di classe. 14 meravigliosi brani composti ed eseguiti dal due volte campione del mondo di fisarmonica Emanuele Rastelli. Ballo di classe. Produzione SA Project by Marco Fisarmoniche. Bene, io avrei una richiesta. Prego, io avrei una richiesta. Figurisca. Vorrei ascoltare una catena di Omar Codazzi, grazie. Una catena? Una sola. La catena, qui c'è scritto una catena. Ce l'abbiamo una catena? Ce l'abbiamo. Salutiamo Omar, come sempre. Patrizio Lucidi, ciao. Alex Villani. Poi chi c'è lì? Sai che a proposito, io voglio farmi i capelli come Lucidi. Anch'io. Come sono? E sono quelli... Ah, alla cresta di gallo. Tipo Righeira? Sì. Però come mai qui no? Tu come fai a fare i capelli? Non ne hai? Appunto, fatele disegnarlo. Allora, per comunicare con noi, lo sapete, 333-5339-936. Se non riusciremo ad accontentare in questa serata, lo faremo nelle prossime. Vi ricordo che rimarremo insieme sino a giugno di quest'anno, appena iniziato, oggi proprio il 5 ancora di gennaio. Sei mesi, dai. Ancora 6 mesi di programmazione. Forse sei un po' disinformato. Tu forse sei un po' disinformato, non so cosa dire. Perché Diego Folloni, cosa? Vuoi che te lo dico adesso o ti faccio stare tranquillo ancora per un po'? Dimmi. Vuole che facciamo anche quelle estive? Ancora? Sì. Ancora lui nell'ora fuori, sì. Un'alletta per la gioia di Giorgio. Giorgio, sì. Faremo ancora delle puntate estive, quindi fino a luglio del 2017. Buono. Ma come tu mi insegni, quando un programma viene gettonato vuol dire... Quando una cosa funziona bisogna andare avanti. Funziona. Arriva Lucio Dalla. Piazza Grande, ragazzi. Marco Romanetti con la comparsita, che accontentiamo. E poi Sandro Lario con la Chibonza. Con la Chibonza. Va bene? Va bene. Ok. Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è, sulle panchine in piazza grande. Ma quando ho fame di briganti come me, qui non ce n'è. Dormo sull'erba e ho molti amici intorno a me, innamorati in piazza grande. Dei loro guai, dei loro amori, lo so, sbagliati e no. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io. A modo mio avrei bisogno di sognare anch'io. Una famiglia vera e propria non ce l'ho, e la mia casa è piazza grande. A chi mi crede prendo amore e amore do.
quanto ne ho. Come di donne generose non ce n'è, rubo l'amore in Piazza Grande. E meno male che briganti come me qui non ce n'è. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, avrei bisogno di pregare Dio, ma la mia vita non la cambierò mai, mai a modo mio. Quel che sono l'ho voluto io, lenzuola bianche per coprirci non ne ho, sotto le stelle in Piazza Grande, ma se la vita non ha sogni io li ho e te li do. E se non ci sarà più gente come me, voglio morire in Piazza Grande, tra i gatti che non han padrone come me, attorno a me. La 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 la, la 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 la. Thank you.
Andiamo a salutare gli amici in regia. Ciao ragazzi, come state? Tutto bene? Eccoli qua, in forma più che mai. Allora Paolo, eccomi. Voglio fare un disco. Sì. Dico, Bagnasco, mi chiami? Ti chiamo. Hai i pezzi, non hai i pezzi? Tu mi dirai i pezzi, io non ho i pezzi. Li scriviamo assieme, te li scrivo io, hai qualche idea, me la dai. Okay. Preparo le basi. Vuoi la chitarra vera, vuoi la chitarra finta? Chiamiamo il nostro super Beghetti, vero Sandro? Numero uno. Facciamo la base, viene registrata la fisarmonica, non vuoi registrarla, te la registro io. Ok, quindi prodotto finito. Confezionato, finito. Sì. Non sei, sottolineiamo, editore. No, non sono editore. Quindi uno può prendere il prodotto finito, può, va da Sandro Lario, fare un nome per Sandro Lario, sì, certo. E dice, questo è il master del mio CD. Funziona così, ragazzi? Giusto, chiedo, sì, sì, certo. Ok? E quindi giusto. Poi ci penserà l'editore a... Certo, vuoi fare un disco cantato, uguale, fare un disco col sax. Ok, di tutto di più, sì. Ok, arrivano i Pooh, se arrivassero i Pooh... Magari. Pensiero, bellissimo motivo del Lollalotto e Lallera, che qua sarà una strage, sarà uno sbrollamento quest'ora secondo me che... Sì, sì. E poi Ciro Pravatà che salutiamo, ciao Ciro. Ciro! E Salvatore Caminari che è tornato dall'America, Ah sì? Sì, sì, sì. Non l'hanno tenuto 25 là. 25 kg. Non l'hanno tenuto là. No, l'hanno mollato anche da là, ancora in Sicilia. Li ascoltiamo insieme con Fisador, ci vediamo dopo per il gran finale insieme a Paolo Bagnasco e Sandro Lario. Pensiero.
Fisarmonicando, ogni giovedì dalle 20.30 su OK Italia, conduce By Marco. Finalmente che è terminata, ragazzi, questa puntata. Sì, è stata divertente. Ho avuto una notizia bellissima, Sandro. Sì? Che la prossima settimana, sai chi sarà ospite? No. Paolo Bagnasco. Porca miseria. Perché mica è ancora finita, dovrà presentare degli altri brani, eccetera, eccetera. Sei sicuro che ci sia? Sì. Me l'ha confermato. No, perché devo registrare degli altri video, così nel frattempo sto ancora un po' con Michael e Monica. Non è che sta qui con noi, non è con Michael e Monica. Ma no, anche perché, lo diciamo, io e Paolo, come con Sandro, naturalmente nel 2000 siamo partiti insieme, la By Marco è nata fondamentalmente in collaborazione con Paolo, all'epoca con Franco Bagutti, insieme a Sandro Lario, all'epoca con Beghini, Radio Z, insomma abbiamo una bellissima storia insieme, quindi quando... c'è da proporre qualcosa, certo. Naturalmente è privilegio, giusto, sa, giusto. Per gli amici di sempre. Giustissimo. No? Sono stato serio questa volta. Sei stato molto bravo. Ok. Come, vuoi salutare? Quando fai così è stato molto bravo, come sì, dire. Sì, sì. Prego, saluta lei, saluti lei, saluti lei. Io? E telespettatori. Salutiamo tutti i telespettatori che hanno avuto la pazienza di ascoltarci e che non ci hanno ancora. Non hanno ancora cambiato canale. No, assolutamente, assolutamente. E alla settimana prossima. Sandro, ci vediamo la prossima settimana? Eh? Sì, ci vediamo la prossima, arrivederci e grazie, saluto da Giorgio Pezzoni, Marco Pezzoni, Michael Cagiadir, Monica Gramegna, By Marco, Bagnasco, Paolo, Sandro Allario e Tiziano. E Tiziano. Andiamoli a vedere e sfumiamo su di loro, alla sì, prossima settimana. Sfumiamo su di loro. Sono sempre loro, guarda. Va che belli, va che belli. Chi è quello là? Ecco, il sommelier, eccolo qua. Ma ecco, uomo di spirito. Ho visto anche una mano che si muoveva lì, Fisarmonicando.